Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tanto su questa cosa degli interessi nazionali, io spero si esca presto dalla bolla della campagna elettorale, perché Morelli, diciamo, è un pattinatore straordinario. Mi occupavo di Olimpiadi. Possiamo permettercelo perché ci conosciamo da tempo. Ha ricominciato con la storia degli interessi nazionali. Non è che gli spagnoli facciano gli interessi dei tedeschi o i tedeschi facciano gli interessi dei francesi o gli italiani si mettono a fare, quando vanno in Europa, gli interessi degli svedesi. Cioè, io penso che se ci sforziamo e la finiamo con questa storiella degli interessi nazionali, ci sono sempre gli interessi nazionali, è ovvio che ci sono gli interessi nazionali. Fanno gli interessi il nodo vero è se a noi come italiani e come generazione politica ci basta la moneta e ci basta la bandiera, o se vogliamo mettere dentro finalmente tutto il resto. Se siamo quelli che credono nel fisco comune, nella difesa comune, nelle politiche di welfare comune. Se siamo questi qui, Morelli, e lo sai, e allora si gioca un'altra partita, che è la partita di chi va in Europa e guida quel processo politico di integrazione. Se invece andiamo lì a fare il compitino, perché ci serve lo 0.1, lo 0.2 nel sondaggio del lunedì di Mentana o del venerdì di un altro, e dobbiamo dire che siccome noi siamo i maci, quelli che dimostrano che gli italiani sono più furbi degli altri e vanno lì a sbattere questi fantomatici pugni sul tavolo che non ho mai visto, e continueremo a fare propaganda inutile. Si va lì e ci si confronta. È evidente che i partiti europei ai quali fate riferimento non per la verità non volevano nemmeno l'euro e vorrebbero che uscissimo dall'euro. I filmati e i video delle azioni fatte da voi in Europa sono noti, ma il tema di fondo ora è tutto politico. Giorgia Meloni non l'ha mai nascosto. Giorgia Meloni vorrebbe spostare l'asse politico in Europa, che oggi è formato dall'alleanza tra socialisti e popolari, tra popolari e nazionalisti e ultranazionalisti. Questo è il tema. Se si sposta lì l'asse politico, dal mio punto di vista è finita l'Europa. Non c'è l'Europa degli interessi nazionali, c'è l'Europa dei singoli paesi. Guardi, Boccia, mi Morelli, perdoni, ma sembra il ragazzino che sta perdendo la partita e porta via il pallone. Non esiste l'Europa. Io mi preoccupo, la cura del PD, gli italiani l'hanno vissuta per 10 anni. Per 10 anni la cura del PD purtroppo l'abbiamo vissuta anche noi. E quindi Salvini, l'attuale vicepremier. Adesso sono state le elezioni, fatevene una ragione. Salvini, capisco che insomma, è difficile mollare la presa dopo 10 anni. Non buttarla in cacciara, sto entrando nel cacciara, però non può dirmi che l'Europa è finita se non è come la vuole lei. Scusi, l'Europa, grazie a Dio. È un problema di visioni alternative. Gli italiani le hanno detto in faccia a me e a lei. Guarda, ti voglio dare una notizia. Gli italiani hanno votato Giorgia Meloni, non la Lega, che avete dimezzato. Ha votato il centrodestra. Ha votato Giorgia Meloni e quindi qua diciamo salvato Lega e Forza Italia. Dopodiché, diciamo, Giorgia Meloni ha un'idea radicalmente alternativa alla nostra. La nostra preoccupazione, perfetto, è che sposti l'asse delle politiche. Si è preoccupato? Sono molto preoccupato. Gli italiani non da sono europeista stati. Sono molto preoccupato. Probabilmente sono più europeista di lei. Cosa ne sa? Vediamo se oggi parlerà, come non parlerà, di flat tax, di quota. Quante avete fatto? 100, 101, 102, 103? Di scostamento, solo per citare Salvini. Io penso che tutta questa roba detta in campagna elettorale della Lega vedremo oggi non come sarà oggetto, diciamo, come penso sarà di non c'è bisogno di essere un chiromante. Oggi non discuterà di nulla di tutto questo. Si presenterà, racconterà la sua idea di Europa e d'Italia in Europa e vedremo su quale sentiero porterà il nostro paese. Noi vigileremo perché riteniamo che l'idea di una Europa con al centro, nel cuore, l'Italia sia il punto centrale. Detto questo, mi scusi, è solo sul PNRR. Noi l'abbiamo ottenuto per consentire, dopo la tragedia sociale, umana ed economica della pandemia, per ridurre le diseguaglianze, non solo tra nord e sud, ma anche tra le aree meno sviluppate e quelle più sviluppate, tra le aree interne e le aree metropolitane, tra le aree di montagna, sono il 53% del nostro paese, e le aree più sviluppate. Perché? Ragioni note, perché ci sono aree del paese che hanno pagato in termini di servizi sanitari, di scuola.
Quel piano serviva a ridurre le diseguaglianze. Non c'entra nulla tutto il resto. Tutto il resto può essere affrontato con altri piani, con altri programmi. Siccome continuate a raccontare la storiella che siccome sono aumentati i costi delle materie prime, ora rivediamo il PNRR. Rivedere le gare è una cosa. Cambiare finalità, dire che non si finanziano più 40.000 plessi scolastici, ma si fanno altre opere, significa cambiare la finalità del PNRR. Siccome finora c'è stata questa propaganda in campagna elettorale, vedremo ora se in Europa cambiano le finalità del PNRR, cosa che ovviamente ci vedrebbe fortemente contrari, o ridefiniscono tempi che vanno concordati con le amministrazioni locali. È chiaro, soggetti attuali, 60% PNRR è sulle spalle dei sindaci, i soggetti attuatori sono gli amministratori locali. Questo lo vedremo. Fatemi andare da Tonia Mastroboni, per l'appunto abbiamo parlato di Germania.